tre capacità sono essenziali per coltivare l'umanità nel mondo attuale. In primo luogo, la capacità di giudicare criticamente se stessi e le proprie tradizioni, per vivere quella che potremmo chiamare con Socrate una vita esaminata. Per esercitare questa capacità è necessario saper ragionare correttamente e verificare la coerenza del ragionamento, l'esattezza, l'accuratezza di ciò che si legge o si scrive. Esami di questo genere portano spesso a sfidare la tradizione, come ben sapeva Socrate, quando dovette difendersi dall'accusa di corrompere i giovani. Ma Socrate difese la sua attività perché la democrazia aveva bisogno di cittadini capaci di pensare autonomamente, senza lasciare questo compito ad un'autorità, cittadini capaci di ragionare insieme sulle proprie scelte, senza limitarsi a scambiare semplici opinioni. La nostra democrazia, come quella dell'antica Atene, è incline ad un tipo di ragionamento avventato, disattento, e a sostituire l'invettiva al reale dibattito. In secondo luogo, cittadini che coltivano la propria umanità devono concepire se stessi non solo come membri di una nazione o di un gruppo, ma anche e soprattutto come esseri umani legati ad altri esseri umani, da interessi comuni, dalla necessità di un reciproco riconoscimento. Il mondo che ci circonda è inevitabilmente internazionale. Argomenti che vanno dagli affari all'agricoltura, dai diritti umani alla fame nel mondo, catturano la nostra immaginazione, spingendola oltre l'angusta fedeltà al gruppo e stimolandola ad interessarsi alla realtà di esistenze lontane. Tutti ci pensiamo facilmente in termini di gruppo, anzitutto come americani o francesi o italiani e solo dopo come esseri umani. Trascuriamo bisogni e capacità che ci uniscono a cittadini che vivono lontani da noi e che hanno un aspetto magari diverso dal nostro. Questo significa che neghiamo a noi stessi numerose possibilità di comunicazione e di amicizia, sottraendoci ad eventuali responsabilità. Spesso sbagliamo a negare le differenze, ritenendo che le esistenze lontane debbano essere come le nostre e mostrando scarsa curiosità per modi di vita diversi. Coltivare l'umanità in un mondo complesso ed interdipendente significa comprendere come i bisogni e gli scopi comuni vengano realizzati in modo diverso, in circostanze diverse. Ma i cittadini non possono ragionare soltanto sulla base della conoscenza dei fatti. Il terzo requisito della cittadinanza, strettamente collegato ai primi due, si potrebbe definire immaginazione narrativa. La capacità di immaginarsi nei panni di un'altra persona, di capire la sua storia personale, di intuire le sue emozioni, i suoi desideri, le sue speranze. Questo non comporta una mancanza di senso critico, perché nell'incontro con l'altro manteniamo comunque fermi la nostra identità e i nostri giudizi. Ma un primo passo verso la comprensione dell'altro è essenziale per ogni giudizio responsabile. Dal momento che non possiamo ritenere di conoscere ciò che stiamo giudicando, finché non comprendiamo il significato che una determinata azione ha per la persona che la compie, o il significato di un discorso in quanto espressione della storia stessa di questa persona e del suo ambiente sociale. La terza capacità riguarda dunque il saper decifrare questi significati per mezzo dell'immaginazione.